Ci troviamo con Alessandro Carnial, DS di Pallavolo Motta. Allora, giovedì grande derby con Portoviro, una classica, diciamo, una partita molto importante che si giocherà a Sanonà, diciamo, finalmente su una sede fissa, no? Dopo tanti girovagare. Sì, finalmente abbiamo avuto l'ufficialità dalla Lega questa mattina, quindi giovedì giochiamo a Sanonà contro Portoviro. Un classico derby, e finalmente in una location, in un palazzetto che sarà quello nostro per tutta la stagione. Dopo molte vicissitudini durante il periodo estivo e durante tutto questo autunno, siamo riusciti a ottenere tramite il comune di Sanonà, il comune di Motta e la nostra società tutti i permessi, tutte le documentazioni per poter giocare là. Quindi Palla Barbazza e Sanonà sarà la sede della nostra in casa, delle nostre partite della Pallavolo Motta. Cominceremo giovedì con il derby con Portoviro. Dunque, una serie importante, qui i ringraziamenti ai comuni di Sanonà, comuni di Motta, insomma, e anche il Sanonà Volley. Volley Team Sanonà in primis, che si è sicuramente prodigato e ci ha assecondato su tutte le pratiche e ci ha diciamo supportato nella persona di Gabriele Busato e Renato Nani e in tutta la loro società, e un ringraziamento in particolare ai comuni di Motta di Livenza nel sindaco Alessandro Righi e nel comune di Sanonà con Stefano Cereser in figura di sindaco. E sì, è stato un parto molto lungo, diciamo, però alla fine siamo riusciti a ottenere un palazzetto consono alla nostra società, alla nostra realtà e a quello che abbiamo bisogno. Quindi chiediamo il supporto ora di tutto il pubblico motense, di tutti gli appassionati di Pallavolo Motta. Bene, allora appuntamento giovedì sera alle 20 a Palla Barbazza Sanonà. Nessuno potrà mancare e forza Leoni a sostenere e a riempire il Palla Barbazza, vi aspettiamo tutti.